Pietrarsa, al museo, al Salone del Libro, ed è qui per scoprire qualche novità e curiosità riguardo alla città di Portici. E siamo qui con un autore, Scognamiglio, che ci parlerà del suo libro che è, a momenti sarà presentato proprio per chiarire qualche novità e qualche informazione sulla città di Portici. Ci dica tutto lei. Allora, Portici Papale 1849-1850 nasce un po' dall'esigenza di dover raccontare innanzitutto ai cittadini porticesi quelli che io sostengo, il Portici Papale. Perché Portici Papale? La storiografia ufficiale, parlando dell'asilio di Pio IX, lo fa terminare a Gaeta, mentre in effetti il Papa stesso, dopo 9 mesi di permanenza a Gaeta, si trasferisce a Portici, dove pensa di stare alcuni giorni, invece sono 7 mesi che scorrono, passano, dopodiché il 4 aprile lascia i nostri lidi per far rientrare a Roma. Quindi, dicevo, la storiografia ufficiale si ferma a Gaeta. Per tutti, l'altra esigenza è che per tutti il Papa sia venuto a Portici per rilassarsi, per riposarsi, nonché per godere degli ozi, tant'è vero che la sede che a lui destinata era meglio conosciuta al mondo come le reali delizie, per cui venire a Portici, rilassarsi, affrancarsi da tutte le pene e le angustie di un volontario, anche se un volontario esilio, automaticamente invece c'è la riprova e facilmente riscontrabile che i 7 mesi di permanenza a Portici, così come a Gaeta, non sono stati spesi per poter rinfrancarsi e oziare, ma sono stati spesi e per lavorare in quanto capo di uno Stato legalmente riconosciuto nel mondo e altrettanto come capo della Chiesa. Perché questo? Portici ha ricevuto tutto il corpo diplomatico accreditato presso la Santa Sede, ha ricevuto missive a lui dirette e inviate a capi di Stato, perché l'ospitalità veniva offerta perfino dalle Baleari, quindi Regno di Spagna, ma anche qualcuno attesta che ci siano testimonianze di qualche richiesta addirittura venuta dalla lontana Oceania ed altro. Quindi diceva, ha lavorato come capo di Stato, ma ha lavorato anche come capo della Chiesa. A Portici ha tenuto 3 concistori, ha emesso un'enciclica, ha sconfessato un vescovo, per cui non si può dire che non abbia lavorato in tutti e 2 sensi e quindi altro che oziare. Quanti sono gli eventi storici più o meno imponenti, diciamo così, che sono poco conosciuti e che meriterebbero di essere portati alla ribalta e soprattutto questa attenzione che lei ha, cosa nasce? Da dove nasce? In origine sono un tecnico agrario, sono agronomo e scavo, o altrimenti traccio il solco, si dice. La passione per la storia locale, in particolar modo, l'ho sempre avuta e automaticamente ho cercato di raccontare quegli episodi che alla maggior parte dei porticesi, non essendo loro autoctoni, sono completamente misconosciuti. Faccio riferimento al 1699, il riscatto baronale, insieme agli altri 2 casali dell'epoca, Resina e Torre del Gre. E aggiungo Cremano, che non è San Giorgio a Cremano, come gli più accreditati sostengono, ma Cremano era un piccolo borgo, tant'è vero che a livello rappresentativo 3 erano gli eletti per Torre del Greco, 2 erano per Resino, oggi Ercolano, e 1 per Portici con Cremano, che significa che così come oggi è parte integrante del territorio, già all'epoca, essendo un piccolo casaletto, era aggregato al più grandicello Portici e non a quelle che oggi tutti definiscono San Giorgio a Cremano. Altro episodio 1799, qualcuno addirittura degli amministratori locali del tempo mi chiedeva cosa c'entra Portici con la rivoluzione partenopea. La testimonianza più diretta dell'allora parroco della chiesa madre di Portici, Nicola Nocerino, che scrive involontariamente sul libro dei battezzati, scusatemi se scrivo all'infretta, all'infuori, ma fuori di questa mia cura si combattammo di guerra irregolare. Quindi anticipando di 200 anni il termine guerriglia, sì. Fra i caduti di quella giornata c'era anche il nipote, quindi si giustifica il perché all'infretta e all'infuria. E 99, poi ecco per esempio il periodo papale, ma tutti dimenticano che per esempio quella che per la storiografia ufficiale, dico io sempre scherzosamente ultra garigliano, no?
Portici ha sempre definito casa di campagna, mentre in effetti era proprio reggia, perché in quel palazzo ci sono stati consigli di Stato, ma non soltanto della famiglia Borbone, ma anche con i francesi, perché Carolina Bonaparte preferiva stare a Portici anziché nella Chiesa Napoli. E quindi altrettanto ci sono dei greci a firma dei reali Borbone e a firma di Giacchino Murat prima, Napoleone Giuseppe prima e poi Giacchino Murat dopo. Quindi sono questi tanti aspetti che i maggiori da poter mettere sempre in risalto e non dimenticare che effettivamente un'identità storica, un comune l'ha sempre avuta, è giusto che si sappia e venga ufficialmente riconosciuto. Infatti l'ultima domanda era proprio rispetto, aveva a che fare con l'identità e anche con le radici. Mi veniva da chiederle quanto è importante avere consapevolezza di questi fatti che riguardano il territorio nel quale si vive, perché adesso da anni, no, si parla un po' del fatto che la memoria sia un po' lasciata all'oblio. Quanto invece è importante anche proprio per definire la propria identità, la propria storia, sapere quello che ci riguarda. Io ho sempre detto e sostenuto, se non so da dove parto non so dove posso arrivare. Giusto. Non so dove poter arrivare. E allora negare che dietro di me ci siano secoli di storia, perché d'altronde io, nel mio lavoro che definisco il diario porticese, inizio almeno 83 avanti Cristo, quindi risaliamo all'epoca dell'attentato contro Giulio Cesare, sì, per arrivare ad oggi. Allora, se io non riesco a capire che cosa è successo negli anni che sono stati, non posso certo affrontare e capire quelle che ho già avuto. Assolutamente. E non per il ciclo e il riciclo storico, ma proprio perché se io ho coscienza che il mio paese ha potuto vivere degli eventi, posso oggi più che mai viverlo. Interpretarla nel modo giusto senza essere presa alla sprovvista o a sorpresa. Assolutamente. Allora ricordiamo il titolo del suo libro, l'edizione, e ascoltiamo. Portici Papale 1849-1850, edito in compartecipazione dalla Fondazione San Bonaventura e la De Porticibus. Manca a farlo apposta, vabbè, gli amici della Fondazione San Bonaventura. Per la prima volta escono sul territorio con un'opera che lega il territorio, perché un loro primo lavoro presentato è raccontare la vicenda del commissario Palatucci, che gran parte dei cittadini campani non conoscono. Quindi dopo quello il mio è stato un lavoro che loro hanno accettato e hanno condiviso, tant'è vero che hanno voluto abbinare al loro marchio quello che è il mio, il De Porticibus. Grazie, e siamo curiosi di ascoltarla. Va bene, grazie.